commissione elettorale, la quale ha inteso agevolare i disoccupati, gli studenti, a voi venuti, si è deciso di fare quest'altra strada. Per la prima volta si è deciso di fare questa strada. Per cui le risultanze, o è perché la risonanza che ha avuto è stata poca, il numero delle istanze pervenute sono state di 81, delle quali 7 istanze non erano iscritte all'albo, per cui era uno dei requisiti richiesti per legge, doveva stare. Poi 3 avevano già svolto le funzioni di scrutatore nelle passate consultazioni e una non ha presentato, oltre ha presentato l'istanza per essere accettata, però non ha proseguito poi a portare le ulteriori documentazioni allegate. Per cui le domande valide sono 70. Noi procederemo a estrarre di volta in volta un biglietto, il quale biglietto corrisponde a un nominativo come numero, per cui il numero non significa niente, ma significa nel momento in cui andiamo a riscontrarlo sull'elenco. Dopo aver estratto 40 nominativi che saranno gli effettivi, si procederà a estrarre gli altri 30 biglietti che stanno nell'urna, che saranno i 30 supplenti. Successivamente all'ultimazione di questi biglietti si procede dall'albo, il quale albo ci stanno tutti, compreso questi 70. Siccome sono 1050 scrutatori, i 1050 scrutatori sono comprensivi di quelli 70. Se dovesse uscire di nuovo un nominativo di quei 70, si rifà l'estrazione. In questi 1050 scrutatori ce ne stanno 12 scrutatori che non hanno più diritto a essere nominati, in quanto o sono deceduti nel frattempo che è stato approvato l'albo, oppure sono emigrati. Siccome la legge dice per avere i requisiti di essere scrutatori bisogna avere la residenza nel comune dove si deve svolgere le funzioni. Sono stato chiaro? Sì. Se ci sono delle cose potete chiedere. Procediamo. Allora, adesso uno di voi, di volta in volta, ognuno di voi si alza e viene a estrarre un biglietto. Naturalmente i primi 4 biglietti estratti sono i 4 scrutatori della prima sezione, così via fino ad arrivare alla 10ª sezione. Cioè destiniamo già lo scrutatore designato di volta in volta alla sezione di appartenenza. Però non vi mettete davanti alla... No, ora non c'è. 44. Sforza Domenica, nata a Bari il 26 agosto 86.
Alzate. Piccinino Raffaele, 27-12-92. Thank you.
Giannini Giulio. Nato a Bari 15-8-89. Scusa, un attimo solo.
1892. L'ultimo dalla quinta. 70. 70. Ghirardi Francesco. Quattro. Arrivo
Ma Selli Giuseppe, il figlio di Michele Massa. De Bellis Silvana.
L'uomo Aquila, 6 marzo 78.
Sala no. Non ha nessun tipo di contratto. 17. Va bene. No, non ha nessun tipo di contratto. 17. No. Lisi Francesca. È regolare tutti gli effetti della stazione. Nata a luglio. 11, 12, 89. Poi divenne, scusate, non ho parlato con me, divenne un luogo comune che dicono sempre gli stessi. Io devo sfatare questo concetto o questa voce, perché i presidenti vengono nominati dalla Corte d'Appello. Io quando vado nel seggio, che vado nel mio seggio di che vado a votare, trovo sempre Giovanna Sardone, e se Giovanna Sardone la custodia, non è che è ben aperto. Non è che Giovanna Sardone l'ha nominato la commissione, ma l'ha nominato la Corte d'Appello. A solo Giovanna Sardone, presidente, si porta l'anno stesso, sempre come segretario, e sempre la stessa persona. Perché la visualizzazione che si ha è che Giovanna Sardone, presidente, è quello che dà la sfida. Ora non è che il segretario si porta sempre Giovanna Sardone, è quello che dà, che fa il primo e il è sempre la stessa persona, sta. Ma è cugina, perché se vi faccio vedere gli atti, dal 2002, no, dal 2012, 2011 anzi, le cose sono cambiate con questo sistema, che le persone sono sempre le stesse. Prima, per un certo periodo di tempo, dal 2005 fino al 2010, che sono le ultime regionali, gli scrutatori venivano nominati direttamente dai partiti, i partiti della commissione. La commissione veniva, mi portava i nomi e disperso gli scrutatori che dovete nominare. Sì. Ho voluto sbattare, questa lo sta dicendo. L'ho scritto io, guarda, tu sei stato nominato tre volte come scrutatore dal partito, tre volte. Una volta, alle comunali del 2009. Che è il primo d'anno? 42-4 4 Bitulli Francesco, nata a Bologna, del 3 agosto 95. Sì. Lattanzo Giorgio. Ma potrei fare il cibo? Era sebastato. Ma potrei fare il cibo? 27-1-96. Lattanzo Giorgio Vinci. Quanto se va di cibo? E tu sei unico e solo. Non c'è un altro Lattanzo Giorgio Vinci. Non c'è Lattanzo, sì. Lattanzo è nata con noi. 11 De Paola Giuseppe. Fatto uscire prima, no, eh? 16-4 Cardò. No. Io sono una sola. E poi c'è 17-4 in faccia. Poi io no. 10. No. De Paola Maria. Rumo a Pula 3, 2, 12, 90. E fa la sua lettera. Sì. 56. Bartolomeo Nicola. Data Bari 19-2-95 69
Francesco. Thank you.
Maria, 9, 5, 9.
Maria Teresa. Salvo Annalisa.
diventa vedetta, riesce a fumare. Serve Dio Antonia. Controlli se lei ci risponde. Giorgio Michele. Russo Nicola. Lomangino Chiara. Mongelli Domenico. Toscano Tiziano. Posso fare una domanda? Sì. Quindi, sempre rispettando i criteri che abbiamo usato prima, o... Adesso abbiamo detto, prendiamo dall'albero. Quindi, tante pure se, la... se uscivano quelli già sorteggiati, non bisognava eliminarli. No, era questo. Abbiamo detto. No, perché uno non è che l'ha fatto l'altra volta, quindi ecco perché te l'ho fatta la domanda. Ok, va bene. Sì, no, è normale questo. Siccome noi stiamo prendendo all'albo, nell'albo stanno tutti, compresi i 70. Sì. E siete compreso. No. Compreso la, il pensionato che ha 70 anni. Sì, non posso spiegare. No, quei parametri, quei criteri stabiliti dalla giunta, dalla commissione, per questi 10 vengono meno perché nel momento in cui si va a prendere dall'albo ci stanno tutti. Sì, ho fatto la domanda anche perché stiamo riprendendo, quindi può venire a uno questa domanda. Allora, nell'albo stanno tutti coloro i quali hanno presentato istanza. Tutti quanti hanno diritto di poter essere nominati. Dal momento che quei criteri non sono stati soddisfacenti per il numero degli scrutatori che ci servivano, per forza di cose bisognava andare dall'albo a prendere. E in questo momento se lavo un lavoro, hai segnato tu lo dici un Toscano Tiziano, la legge. Contessa Pasquale, abbiamo salutato. Allora, Contessa Pasquale, ripeto dal numero complessivo che viene. Quindi dopo chi? Dopo Serventino Antonio. Ci siamo? No, nessuno. Thank you.
Vieni con me.
stata? Thank you.
Serve Dio Antonio. Gruppo Aquila Antonio. Naturalmente le notifiche avvengono solo per chi è effettivo, per i supplenti non viene notificato niente. Se in caso di nomina del supplente, noi provvediamo a fare successivamente la notifica, solo per quella persona. Chiaramente usano chiuso lo strumento, non so che.